Questo concerto offre la possibilità di ascoltare pagine di rara esecuzione, ma di straordinaria bellezza e interesse. Per cui è strano che si facciano poco, tutto sommato. Beh, insomma, uno dei due pezzi è anche un gusto, se volete, un po' superficiale, ma straordinariamente efficace nel tratteggiare una Spagna immaginaria. Parliamo della Sinfonia Spagnola di Lalo. Édouard Lalo in Francia studia e perfeziona i suoi studi di violino e di composizione e diventa un compositore apprezzato per il suo gusto brillante, per il virtuosismo della sua scrittura, anche se a volte un po' superficiale, un po' effettistico. Però questo pezzo offre l'occasione al solista di dare sfoggio di straordinaria bravura e tutto sommato ci ricorda un'opera praticamente contemporanea, la Carmen di Bizet. Tra l'altro questo concerto dà la possibilità di ascoltare il suo debutto all'Accademia di Santa Cecilia, un violinista affermatissimo americano come Ray Chen. Una certa influenza questa sinfonia l'ha avuta anche su Tchaikovsky e non è un caso che i due compositori in questo concerto siano affiancati, in questo caso con la Sinfonia Manfred di Tchaikovsky, per molti la settima sinfonia, sapete, Tchaikovsky ne ha scritte sei, ma questa viene considerata un po' la sua settima. È tratto da un poema di Byron che riprende Goethe a modo suo, tant'è vero che lo stesso Goethe scrive: questo singolare ingegnoso poeta, parla di Byron, ha preso il mio Faust e ne ha tratto il più strano nutrimento per il suo umore. Si è servito a suo modo dei miei principi fondamentali per raggiungere i suoi scopi, così che neppure uno rimane inalterato. Ed è proprio per questa ragione che io non mi sazio mai di ammirare il suo genio. Tchaikovsky prende questa storia apparentemente semplice, Manfredi rimpiange la donna amata, cerca di evocarla attraverso le arti magiche, si rinchiude in una sorta di rifugio nella montagna e poi alla fine muore dopo aver tentato appunto magie, esperimenti, aver partecipato a riti magici. Insomma, è una storia tipicamente romantica e molto tormentata che Tchaikovsky racconta in questa serie di quadri che diventano i movimenti della sua sinfonia, attraversando senza lasciarne nemmeno uno tutti gli stati d'animo, tutti gli umori, tutti i sentimenti che il protagonista evoca nelle sue parole e nelle parole di Byron. Due capolavori in uno, Byron, Tchaikovsky, Manfred.